Siamo uscite alle 11:35 e siamo andate fino da Sonia a piedi. Siamo rimasti un po' da lei e poi le ho accompagnate alla fermata del 19. Lì ho incontrato Mauro. È il 24 febbraio 1983, quando Mirella Gregori, 15 anni, scrive sul suo diario dell'incontro avuto quel giorno con un certo Mauro. Il riferimento è sicuramente a Mauro Cosenza, un suo compagno di classe. Poco più di due mesi dopo, il 7 maggio 1983, Mirella scompare per sempre dalla sua casa di Roma. Da allora sono state avanzate tantissime ipotesi, dai ricatti internazionali alle congetture sul Vaticano. Ma il mistero, in realtà, sembrerebbe ruotare intorno alle frequentazioni di Mirella e alle piccole gelosie che spesso si scatenano tra gli adolescenti. In questo senso, la figura dell'amico Mauro potrebbe essere approfondita. Eppure, nei vecchi atti d'inchiesta, il nome di questo ragazzo non compare mai. Mirella scrisse di lui nel suo diario non solo nel febbraio 1983, ma già un anno prima. Era il 13 febbraio 1982. Quella sera la ragazzina era andata a mangiare la pizza con i compagni di scuola. Sul diario scrisse: «Oggi, alle 19:20, sono andata davanti al Padovano e ho trovato Laura, Monica, Barbara e poco dopo sono arrivati Mauro e Alessandro». A citare Mauro era stata anche la mamma di Mirella, ricordando ciò che accadde il giorno della sparizione della figlia. Quel pomeriggio a casa Gregori suonò il citofono. A rispondere fu Mirella, che subito dopo scese in strada dicendo che sarebbe rientrata entro pochi minuti. Da quel momento la ragazzina svanì nel nulla. La mamma aveva dichiarato: «Sicuramente Mirella mi disse che aveva appuntamento con il cugino di Mauro Cosenza, che è Alessandro De Luca». Ecco dunque un'altra traccia di Mauro, parente stretto del giovane con cui Mirella avrebbe avuto appuntamento. Ma a citofonare fu davvero Alessandro? Qualche cosa in più sul giovane Mauro potrebbe saperla Sonia De Vito, la migliore amica di Mirella. Ma alla ragazza non è mai stato chiesto di lui. Sonia è anche l'ultima persona che avrebbe visto la ragazzina prima della scomparsa. Le due passavano intere giornate insieme. Basta leggere il diario di Mirella. Il 1 luglio 1982 scrisse: «Oggi mi sono comprata i Bermuda a palloncino da fragola e sono andata da Sonia». Il 4 luglio: «Siamo andati al mare tutto il giorno. Ho cenato e poi sono scesa da Sonia per andare insieme al mare l'indomani». Un altro appunto dell'ottobre 1982. «Giornata ok. Ho mangiato la pizza da Sonia». Insomma, le due amiche condividevano tutto. Possibile che Mirella non avesse raccontato a Sonia qualche particolare in più rispetto all'appuntamento che aveva quel pomeriggio? Le pagine del diario della ragazzina sono state pubblicate per la prima volta nel libro «Mirella Gregori Viaggio in un'indagine imperfetta», scritto da Roberta Bruzzone con Roberta Catania, Margherita Di Biagio e Laura Genovesi. Le pagine scritte dalla giovane raccontano tanto delle sue frequentazioni e dei suoi turbamenti. Quando svanì nel nulla, Mirella era fidanzata con Massimo Forti. Nel corso degli anni, però, come succede a tutti i ragazzini, si era interessata a diversi coetanei. Nel 1981 scriveva proprio di Alessandro De Luca. Finita la scuola, però, le occasioni di incontro con Alessandro divennero sempre più rare. Nell'aprile di quell'anno sembrava interessata a Walter e a Enzo. A maggio, invece, scrisse di un certo Roberto dicendo di amarlo. Tra luglio e settembre comparve il nome di Massimo Colongi, che frequentò per alcuni mesi. Nel 1982 gli amori di Mirella si fecero ancora più intensi. Da gennaio ad aprile scrisse sul diario di Claudio Manetti, fratello dell'amica Giovanna. I due si frequentarono, ma Mirella pensava ancora a Massimo Colongi. Da settembre a novembre Mirella iniziò a vedersi con un certo Davide. Poi, sempre a novembre, comparve Massimo Forti, con il quale si fidanzò ufficialmente, anche se non scriveva di lui con la stessa passione usata per gli altri. Prima, il 23 giugno 1982, Mirella scrisse: «Oggi era la volta che l'Italia doveva giocare». E dunque Sonia con Fabio, l'allora fidanzato e attuale marito di Sonia, non si vedeva,
e lei ha voluto uscire con me. Non sapendo dove andare, avevamo deciso di andare da Stella, ma non era in casa. Allora siamo andati alla casina dei pini a mangiarci il gelato. Abbiamo chiacchierato sempre o di M o di Fabio. Chi era M? Se fosse stato Massimo Forti, oppure Colongi, perché non scrivere i loro nomi per intero? Parlava forse del famoso Mauro? Mirella sognava in grande. Un giorno scrisse: «A volte mi trovo a pensare, a riflettere sulla mia vita, un periodo di vita incerto, tra l'infanzia e la maturità, che qualcuno chiama adolescenza. In certi momenti mi trovo al di là del mondo incantato, al di là della mia infanzia, ad affrontare dei problemi difficili. Discussioni in famiglia, discussioni nell'amicizia, insoddisfazione nell'amore. È in quei momenti che la mia mente decisa e libera, la mia fantasia e i miei occhi cominciano a sognare, a immaginare una vita piena di piaceri e di soddisfazioni, una vita piena di rose senza alcuna spina». Ma Mirella, purtroppo, si fidò di una persona sbagliata.